Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. Siamo qui con lo speedcast del pargolo numero 97, ragazzi. Fatemi controllare. Ebbene sì, siamo con Dorian, lui è il figlio numero 97 della nostra Charlotte. Ve lo presento subito, vi ricordo insomma i suoi tratti, un po' la sua personalità, per chi non avesse visto l'episodio della 100 Baby Challenge, insomma questi ultimi episodi. Lui vuole trovare l'anima gemella, è un tipetto attraente, è un figlio delle isole, creativo ed ordinato. E ragazzi, io ho immaginato che il nostro, insomma, affascinato ovviamente dai racconti dei suoi fratelli che vivono a Sulani, dai suoi fratelli, dalle sue sorelle, intanto ve lo mostro, si sia, insomma, innamorato di questa isola senza averla nemmeno mai vista. In particolare, i suoi fratelli magari gli hanno detto: "Guarda, qua ci stanno certe simmine, dovresti proprio venire qui, farti un giro per vedere." E lui, ragazzi, sì. Insomma, il nostro dopotutto cerca l'anima gemella, quindi ha pensato: perché no? Magari potrei trovarla proprio a Sulani. Però, ragazzi, io non me lo immagino vivere a Sulani. È vero, è un figlio delle isole, però, insomma, secondo me farà un po' avanti e indietro. Anche lui sarà un po' un viaggiatore. E perché no? Potrebbe trovare la sua anima gemella proprio lì, proprio a Sulani. E magari una volta fidanzato, sposato, chissà, potrebbe effettivamente decidere di vivere lì. Io me lo immagino per un periodo avere una relazione a distanza, quindi non trasferirsi, non andare subito a convivere con la sua bella o il suo bello, a seconda, ragazzi, di chi sceglierà. Però è così, avere una relazione a distanza, mantenere per un periodo una relazione a distanza, magari viaggerà frequentemente per andare a vendere le sue opere, perché lui è un tipo creativo, quindi la sua musica, abbiamo visto nell'episodio della 100 Baby Challenge che lui ha iniziato a sviluppare anche un po', a dedicarsi anche un po' a quello. Magari, ragazzi, ho pensato anche a delle sculture, potrebbe sì venderle a Sulani, magari, chi lo sa, magari c'è un mercato, ragazzi, di sculture di legno molto ampio a Sulani, chi può dirlo, sono molto ricercate, o magari vende le sue opere, perché sì, potrebbe anche lui darsi un po' alla pittura, dopo tutto è figlio di Charlotte, e magari chissà, più avanti, quando il rapporto si sarà un po' più consolidato, decidere di trasferirsi a Sulani, perché non penso che la sua bella o il suo bello cresciuti lì vogliano abbandonare l'isola, chissà, ragazzi, chissà se vorrebbe presunta futura moglie o presunto futuro marito o fidanzato o fidanzata, quello che sarà, convivente, magari un giorno abbandonare Sulani. Potrebbe, come anche no. Quindi il nostro, sì, io me lo immagino appunto all'inizio quantomeno fare avanti e indietro. Per ora, concentriamoci però sul suo speedcast, perché sapete che per il momento non accompagneremo Dorian nella sua nuova vita, ma dovremo attendere per questo lieto evento. Quindi lo accompagniamo per ora, ragazzi, nello speedcast. Ci vediamo qui al termine del suo cambio look. Spero ovviamente, come sempre, che vi piacerà. Thank you.
Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Lo speedcast del nostro Dorian Turner è terminato e io lo trovo molto, molto migliorato. Mi piace tanto. E gli ho voluto dare questo look un po' da perfettino, da precisino. Perché io me lo immagino lui un po' così. Chi ha visto la mia 100 Baby Challenge, nel frattempo ve lo mostro, avrà notato che era cresciuto un po' stile Malcolm Landgrab. Quindi con questa acconciatura molto curata. Qui ragazzi, questo outfit un po' strambo è perché io me lo immagino venditore. Lui ha fatto tutto in regola, lui può vendere le sue creazioni in regola, nessuno può venire a rompergli le scatole. Quindi sono i primi due outfit per la città, diciamo, e gli ultimi due per Sulani. Ecco, immaginate un po' questo. C'è questa sorta di divisione nei suoi outfit in generale. E sì, era, ripeto, cresciuto un po' in stile Malcolm Landgrab, anche con quell'abito tutto blu, preciso, molto carino, molto curato. Vedete, lui anche ha Sulani. Comunque deve portarle le sue... insomma, il suo pantalone elegante con i suoi mocassini, ragazzi. È più forte di lui. Quindi sì, sembra anche più grande dell'età che ha, effettivamente. Proprio perché... si veste proprio anche da più grande, è già impostato come se fosse più grande, ragazzi, appunto. Quindi sì, lui è fatto così. Che cosa ci dobbiamo fare? Guardatelo nel suo outfit notturno. Giusto qui si lascia un po' più andare, ma siamo a Sulani, ragazzi. Quindi chi lo vede dal suo punto di vista? Qui è per la festa. Abbiamo dimenticato il suo orologio, ragazzi. Oh, un tipo come lui senza orologio, ma vogliamo scherzare? Scherziamo davvero? Quindi questo è l'outfit, diciamo, per la città, questo è quello per Sulani. In bianco sparato, ragazzi, nemmeno Casper era così bianco. Poi abbiamo il costume, in acqua e fuori. Poi, ragazzi, abbiamo ovviamente gli abiti per il clima caldo, questo immagino da città, e questo invece me lo immagino per Sulani, vedete, un po' più... barazzino, diciamo. E infine i suoi outfit per il clima freddo, sempre da città questi fondamentalmente. Questo qui ho pensato un po' più anche per Sulani, un po' più scialla, diciamo, il maglioncino, però fondamentalmente, ragazzi, sempre pensati per la città, perché a Sulani, per quanto possa far freddo, ma difficilmente si raggiungono temperature ora come, per esempio, non lo so, a Windenburg, per esempio, no? Quindi questo è per quando devo uscire, già vecchietto, con questa cupolettina. E infine l'outfit, ragazzi, per la pioggia. Quindi sì, questo è il nostro Dorian, ragazzi, spero di cuore che vi sia piaciuto. Devo dire che a me piace molto, eccolo di nuovo qua, ve lo mostro. Ovviamente ci tengo a dire che ho dovuto apportare delle modifiche, sapete che io non stravolgo mai il viso, però ho ingrandito leggermente gli occhi, abbassato leggermente il naso, aumentato un po' il labbro superiore per quanto riguarda, l'ho reso un po' più carnoso, e ho lavorato meglio il mento, perché a me, sapete che il mento quando è tutto in fuori non mi piace, quindi l'ho sistemato. Poi vabbè, le sopracciglia le ho cambiate, ma ho solo cambiato la tipologia. Quindi ragazzi, questo è il nostro Dorian, fatemi sapere se vi piace nei commenti. Ah, era cresciuto con gli occhi azzurri chiarissimi, sapete, quelli che non mi piacciono tanto. E quindi gli ho messo questi, sempre azzurri sono, ragazzi, quindi ho cambiato solo la tipologia di CC. Quindi se questo speedcast vi è piaciuto, ragazzi, come sempre ovviamente io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, attivate le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentate. Mi raccomando, mi raccomando, è importantissimo. Quindi, nel prossimo episodio saremo di nuovo da Charlotte, la nostra è incinta, io mi sono segnata qua, ragazzi, siamo arrivati a Justin, che è il pargolo numero 103, quindi ragazzi, dobbiamo darci da fare, perché la nostra, insomma, continua a sfornare pargoli, ma soprattutto ci sono ancora due figli appartenenti alla sfida, quella vera e propria, ragazzi, perché sappiamo che gli altri sono in più, non meno importanti, ma in più. E ci sono ancora due figli che devono crescere, quindi dobbiamo ancora prenderci cura di due pargoletti. Quando quei due pargoletti saranno usciti entrambi da casa Turner, allora la challenge potrà considerarsi conclusa.
Quindi, ragazzi, che dire? Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo speedcast. Fatemi sapere cosa ve ne pare di Dorian. Se vi piace, io vi abbraccio forte sul Simmers. E non...